Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6, un'edizione ancora improntata tanto alla politica, perché è il momento questo, chiaramente delle riflessioni post elezioni regionali. Un risultato un po' al di sotto delle attese per la lista Democrazia Cristiana UDC Idea, che ha comunque portato in consiglio regionale Mariana Scoccia, che era stata avversata fino all'ultimo dalla coalizione di centrodestra in cui è stata eletta. Il servizio di Paolo Renzetti. Onorevole Rotondi, a mente fredda, come giudica il risultato del vostro movimento? Buono, inferiore alle aspettative, ma buono. La Democrazia Cristiana è stata combattuta da tutto il centrodestra che ha fatto la campagna elettorale contro di noi piuttosto che contro gli avversari. Nonostante tutto siamo rimasti in piedi e abbiamo eletto proprio la persona che loro non volevano, quindi è andata bene nei limiti delle possibilità. Ora bisognerà cercare di ricucire questo rapporto proprio con il centrodestra, anche perché la candidata che è stata eletta era stata proprio messa all'indice, proprio dai vostri compagni di avventura. Marsilio deve tenere unita la sua maggioranza, di cui la signora Scoccia fa parte a tutti gli effetti. Poi se la sbrigheranno un po' loro. Noi abbiamo eletto un consigliere, certo non rivendicheremo presenze di governo, è corretto che il governo lo faccia Marsilio come ritiene e avrà il consenso in consiglio della signora Scoccia come doveroso da parte di un consigliere eletto nella maggioranza. Non ho ascoltato e non ho voluto raccogliere nessun tipo di provocazione in campagna elettorale, quindi figuriamoci se vogliamo farlo adesso. Oggi siamo stati eletti, comunque abbiamo una rappresentanza in regione e questo è importante, anche perché 5.257 preferenze e 10.300 sulla provincia dell'Aquila, insomma credo che non è uno scherzo, è un risultato assolutamente importante, quindi oggi iniziamo a gettare giù le basi per un nuovo lavoro. Ha parlato con il neopresidente Marsilio? Non ancora, non abbiamo avuto modo. Ieri sono stata assalita da tutta la popolazione della Valle Peligna, quindi sicuramente avremo modo di sentirci nei prossimi giorni. E dopo le elezioni regionali si aprono nuovi scenari nel comune dell'Aquila, ben due assessori finiscono in regione, il sindaco Biondi è pronto al rimpasto, il servizio di Daniela Rosone. Elezioni regionali ormai passate, anche in comune cambieranno diversi scenari. Il risultato elettorale sicuramente premia e rafforza il sindaco Pierluigi Biondi, che come coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia ha incassato in città un risultato molto importante, ed anche schierare il vice sindaco Guido Liris con il partito dopo la rottura con Forza Italia gli ha dato ragione, tant'è che Liris ha fatto il pieno di preferenze. Ma veniamo ai numeri. Il consiglio perde quattro uomini: Emanuele Imprudente, Roberto Sant'Angelo, Guido Liris e Americo Di Benedetto, oltre a Luigi D'Eramo, che secondo i rumors sarebbe in procinto di dimettersi per dedicarsi completamente a Roma al suo ruolo da parlamentare della Lega. Con l'ingresso in regione dei due consiglieri comunali Di Benedetto e Sant'Angelo si vanno a scorrere le liste. Entrano in comune Manuel Cucchiella, che era candidato con Aquila Futura, mentre al posto di Americo Di Benedetto entrerà Sergio Ianni, che si candidò con Abruzzo Civico, ex consigliere del Partito Democratico. Si liberano due posti da assessore e forse tre con D'Eramo, con l'elezione di Imprudente e Liris nell'assise regionale, ma c'è anche l'assessorato al bilancio da coprire dopo l'espulsione di Annalisa Di Stefano. Tra i papabili assessori si parla già di Daniele Ferella, ex consigliere comunale, capogruppo della Lega, e lui potrebbe andare al posto di D'Eramo all'urbanistica, così entrerebbe in consiglio comunale Tiziana Del Beato, che era candidata alle regionali nel ticket con Imprudente, ma che non ce l'ha fatta. C'è anche poi il ruolo da vice sindaco da rimpiazzare. Per ora queste sono solo voci, indiscrezioni, rumors, ma di certo il sindaco Biondi vuole accelerare per non creare impasse amministrativa, trattandosi comunque di assessorati molto importanti quelli da attribuire. Pietro Quaresimale, ex sindaco di Campli, candidato alla Lega, candidato della Lega ed eletto in consiglio regionale con quasi 9.000 voti, è già assessore in pectore della giunta Marsilio. Intanto si ricontano le schede e qualcosa a Teramo potrebbe ancora cambiare nella minoranza. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Eccoli i magnifici sette consiglieri regionali che rappresenteranno il territorio teramano per i prossimi 5 anni. Per la Lega, Pietro Quaresimale, ex sindaco di Campli, con quasi 9.000 voti, il secondo più votato d'Abruzzo.
Emiliano Di Matteo, ex sindaco di Ancarano ed ex consigliere regionale, Toni Di Gianvittorio, vice sindaco di Notaresco, e Umberto De Annuntis di Forza Italia, sindaco di Corropoli per la maggioranza. Dino Pepe, ex assessore regionale del PD, Sandro Mariani, anche lui ex consigliere regionale, e Marco Cipolletti del Movimento 5 Stelle per la minoranza. E sul red carpet che il comune di Teramo sta attrezzando per festeggiare San Valentino in Piazza Martiri incontriamo il primo sicuro assessore della Giunta Marsiglio. Pietro Quaresimale, Teramo capoluogo si sente un po' orfana di rappresentanza, lei che cosa può dire ai teramani? Che non è così, perché io ho lo studio legale a Teramo, vivo a Teramo da diversi anni, comunque quando uno prende un mandato da consigliere regionale riguarda tutto il territorio, quindi sicuramente farò bene anche a Teramo, ascolterò i teramani che tra l'altro mi hanno dato fiducia, quasi 3.000 voti a Teramo, conosco tutti, quindi solo le problematiche di Teramo, e sicuramente cercherò di invertire rotta anche sul capoluogo di provincia, che sicuramente merita un modo di far politica diversa. Già la chiamano assessore, ecco, sicuramente lo sarà. Qual è l'ambito che le piacerebbe affrontare? Sì, io sono stato il primo degli eletti nella coalizione centrodestra della Lega, quindi sicuramente ambisco ad un assessorato nell'esecutivo regionale. Mi piace molto il turismo, perché a Campi ho fatto bene, un'idea chiara anche per fare bene in Abruzzo, che sicuramente ha delle grosse potenzialità non valorizzate. I giochi però non sembrerebbero proprio fatti, la Corte d'Appello sta ricontando le schede elettorali, su Teramo forse qualcosa cambierà tra i rappresentanti dell'opposizione, inoltre critiche feroci sulla legge elettorale che assegna più seggi a chi ha preso meno voti. Non è ancora tutto definitivo? Per quello che ne so io sì, perché mi sembra adesso stiano facendo il riconteggio delle schede, ma è sempre stato così, è un sistema particolare quello delle elezioni, per cui bisognerà attendere qualche giorno, perché il Ministero degli Interni non è quello che fa poi la Corte d'Appello, quello che nomina il Consiglio, spero non ci siano modifiche, però insomma è ancora sub iudice in termini generali, non la vittoria del centrodestra ovviamente, parliamo magari dei singoli consiglieri, ci può essere qualche aggiustamento. Il Presidente Legnini ricordava che era particolare che il centro del 5 Stelle, pur avendo ottenuto meno voti, prende due consiglieri in più rispetto al centro-sinistra. Ma è una legge fatta male, non me ne voglia il collega e amico Sospiri, è veramente una legge che non sta in piedi, questa legge elettorale. È stato Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle il più votato in queste regionali, con oltre 9.600 preferenze, un record per il consigliere uscente che assicura una opposizione dura a Palazzo Sirone. E Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, il consigliere regionale, lo sarà ufficialmente a breve, più votato alle ultime elezioni, oltre 9.600 preferenze. Pettinari, un grande risultato che stona un po' con il risultato non esaltante però del Movimento 5 Stelle. Sì, un grande risultato a dimostrazione che non abbiamo mai abbandonato il territorio, mai abbandonato la nostra gente, siamo sempre stati nelle aree interne, nelle periferie, ma anche nei centri nevralgici delle nostre città. Soprattutto abbiamo ascoltato e cercato di dare risposte ai bisogni della gente, laddove non c'era nessuno, laddove non andava nessuno, nelle periferie, in mezzo alle case popolari, a lottare contro la criminalità, contro i delinquenti, a metterci la faccia, a rischiare la vita, a batterci per una sanità pubblica che funzioni, un trasporto pubblico che funzioni, per una viabilità sicura, per la valorizzazione della ricchezza delle nostre aree interne. Purtroppo i cittadini ci hanno messo in opposizione, ecco, rispettiamo la volontà dei cittadini, di coloro che hanno deciso così, faremo un'opposizione dura, senza sconti, senza fare compromessi sulla pelle dei cittadini, come abbiamo sempre fatto, forti e determinati. Noi ci siamo stati, noi abbiamo una storia alle spalle, gli altri fanno solo chiacchiere e filosofia politica. Portate a casa nonostante tutto 7 consiglieri regionali, uno in più della passata legislatura. Sì, uno in più della passata legislatura, una grande pattuglia che può fare una buona opposizione, costruttiva, ma senza fare sconti e arrivare fino in fondo, con coraggio. Ecco, non basta essere onesti, competenti e professionali in politica, ci vuole il coraggio delle proprie scelte, il coraggio anche per arrivare oltre, a fare anche denunce all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino profili penalmente rilevanti o illegalità.
Io ho sempre combattuto anche la lotta agli sprechi, grandi sperperi di denaro pubblico, cose che non ha mai fatto nessuno, un'unica forza che si batte per queste cose, e continueremo a farlo con massima attenzione ai territori. Il candidato presidente della coalizione di centrosinistra, Giovanni Legnini, assicura che resterà a guidare l'opposizione in consiglio regionale. Analizzando il voto, Legnini ribadisce la necessità che il centrosinistra prenda il modello del civismo come via d'uscita dalla crisi. Vediamo. Dalla sconfitta alla speranza del centrosinistra in Abruzzo. Con queste parole Giovanni Legnini ha sintetizzato il risultato della coalizione capeggiata nella conferenza stampa tenuta a Palazzo dell'Emiciclo. Parole chiare che non lasciano adito ad interpretazioni di circostanza per Legnini. Il nostro risultato nella sconfitta può essere letto come deludente, aggiunto, ma è apprezzabile perché il progetto politico porta ad un più 12% rispetto alle passate politiche. La nostra proposta politica è valida, oltre che per l'Abruzzo, anche per l'Italia, a condizione che si provveda a strutturare il centrosinistra attraverso le doverose alleanze con progressisti, liberali ed appartenenti al mondo civico. Il Partito Democratico da solo, ha detto, non può bastare e in questa nuova dimensione deve rilanciare la sua funzione. Giovanni Legnini farà il consigliere regionale? Io sono stato eletto, adesso sarebbe un segnale non proprio positivo che sarò in consiglio regionale, insieme agli altri eletti. Dobbiamo tutti gli eletti e i non eletti essere al servizio della nostra regione. La mia candidatura è stato un atto di servizio, di generosità nei confronti della mia terra. È chiaro che le incertezze che riguardano il PD, che riguardano il quadro politico nazionale, le fragilità che ci sono, hanno influito, questo mi sembra evidente, ma io guardo il segno positivo di questa. Abbiamo perso le elezioni, ha vinto il centrodestra, il centrosinistra riparte da qui, riparte da una cifra che è importante, il 31% mi sembra molto significativo, che ripaga anche del lavoro importante, appassionato, delle candidate, dei candidati, di moltissimi cittadini che sono tornati ad impegnarsi, ne ho visti tantissimi. Io non mi rimprovero, non riesco a rimproverarmi proprio nulla. E restiamo sempre in questo ambito perché sono sempre ore di riflessione appunto nell'ambito del centro-sinistra. Si valuta anche in generale, nell'analisi generale, il risultato deludente del PD. Ascoltiamo il sindaco di Francavilla, Luciani. Luciani, come può leggersi questo 31% per la coalizione di centrosinistra? Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto o base comunque per ripartire? Beh, a ripartire bisogna sempre ripartire. Intanto vanno letti 5 anni di amministrazione D'Alfonso, che secondo noi non sono stati negativi, però è evidente che per i cittadini lo sono stati. Quindi questo è il dato di partenza. Dopo c'è una voglia di cambiamento, tanti voti dati alla Lega senza preferenza, quindi per un partito che si propone un po' alla pancia degli elettori. Prima era il Movimento 5 Stelle, che ha avuto un clamoroso, a mio giudizio, tonfo elettorale. Oggi questo cittadino deluso si rivolge alla Lega. E poi una forte astensione. Tante persone da riportare al voto, 600.000 e più abruzzesi che non hanno espresso la loro preferenza, non sono andati più a votare, e questo è un dato molto preoccupante. Sicuramente bisogna ripartire con una forte autocritica, una classe dirigente nel centro-sinistra che deve ripensare a se stessa e probabilmente deve aprirsi al cambiamento. Ma non c'è stato anche un dato negativo però per il Partito Democratico, che negli ultimi 5 anni ha praticamente dimezzato il suo bacino elettorale? Io non so che fine farà il Partito Democratico, ma diciamo che reputo la discussione sul Partito Democratico fine a se stessa. Il Partito Democratico sta approcciando un congresso, non so che cosa avverrà, se il Partito Democratico proseguirà la sua corsa, ma è certo che c'è una grande area di centrosinistra con persone valide, quindi io ho sempre detto che sono le persone a fare la differenza e non i simboli. Ora, si chiami Partito Democratico, si chiami in altro modo, però bisogna ripartire con un progetto di centrosinistra che sia il più possibile condiviso. Con Legnini al vertice?
Beh, io mi auguro che Legnini voglia proseguire nel suo impegno, perché la sua persona l'ho descritta tante volte, il suo curriculum parla per lui, lui dovrebbe, ecco, ora fare il padre e quindi indicarci la strada giusta. Ancora delusione in area Vestina per la mancata elezione di un rappresentante in consiglio regionale, che di fatto è un evento che si è verificato già nelle scorse consigliature. Vediamo il servizio della redazione di Vestina News. Terminato lo spoglio elettorale, ecco qui che l'area Vestina si ritrova per l'ennesima volta a leccarsi le ferite per non aver avuto la capacità di inserire un rappresentante che possa portare in consiglio regionale le problematiche di un'area che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia. Anche nell'area Vestina l'affermazione del centrodestra del nuovo presidente Marco Marsiglio è stata netta, anche grazie alla forza trainante chiamata Lega, che ha visto la candidata Carla Ricci alla prima candidatura piazzarsi al quinto posto e riportare 3.231 voti, battagliando con i tanti politici ormai affermati, grazie ai suoi sostenitori e soprattutto alla sua famiglia, che ha voluto ringraziare pubblicamente via social. La vera sorpresa invece sono stati i voti riportati da Marco D'Andrea, sindaco di Civitella Casanova, candidato della lista civica Azione Politica, che in punta di piedi ha accettato questa sfida, ma al quale purtroppo non sono bastate le 1.388 preferenze. Infatti, per un complesso meccanismo elettorale, il seggio elettorale è scattato in provincia di L'Aquila. Altro risultato che potrebbe far ben sperare per il futuro arriva da Leonardo D'Addazio. Il sindacalista Brioni, candidato di Fratelli d'Italia, attraverso la propria pagina Facebook e in modo sarcastico pronostica l'assenza per altri 5 anni di personaggi di rilievo nell'area. D'Addazio è vero sì che ha totalizzato 791 preferenze dietro Guerino Testa e Sabatino Trotta, ma ha dato un forte segnale all'amministrazione del comune di Penne, che compatta su Nunzio Campitelli, candidato di Forza Italia, si è fermato a 491 preferenze. A questo punto le speranze di prendere a cuore anche le sorti di questa area sono riposte nei consiglieri eletti a Pescara, come Sospiri, sempre in prima linea per i problemi come ospedale, viabilità e agricoltura, Guerino Testa e Vincenzo D'Incecco. Compito più difficile era per il centro-sinistra guidato da Legnini, vista la grande crisi del PD in questi ultimi anni, ma che a Penne ha sicuramente ottenuto discreti risultati con Valeria Di Luca, che ha ottenuto 1.684 voti, non sufficienti per sedersi sui banchi dell'opposizione. Più opaca invece la prova degli altri candidati che appoggiavano l'ex presidente del CSM. Gabriele Pasqualone, sindacalista Fials, ha ottenuto 370 preferenze nella lista civica Avanti Abruzzo di Daniele Toto, 311 invece le preferenze di Antonella Di Martile, assessore del comune di Loreto a Prutino e candidata per la lista civica Abruzzo in Comune, mentre il sindaco di Picciano, Vincenzo Catani, ha totalizzato 719 preferenze nella lista civica Abruzzo Insieme. Chi invece si aspettava di più sono sicuramente i pentastellati di Penne, che restano sempre il primo partito con il 31% di preferenze, superando di netto la media regionale, anche grazie alle 9.563 preferenze di Domenico Pettinari, a cui però non è bastata la visita a sorpresa del leader Di Maio. Proprio in queste ore, con un comunicato ufficiale, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle sta facendo autocritica, parlando di una dura sconfitta per i grillini, ponendo il dito sul fatto che è stato ignorato nelle votazioni online sulla piattaforma Rousseau i principi di territorialità fondamentali nelle elezioni regionali. Detto questo, si poteva lavorare diversamente tra le varie forze politiche presenti sul territorio, che per l'ennesima volta esce fuori dal palazzo della Regione Abruzzo. Oggi importantissima risposta da parte dei lavoratori e delle lavoratrici della Brioni Roman Style di adesione allo sciopero nei tre siti abruzzesi, ben superiore al numero di quanti avevano già bocciato il referendum. Le organizzazioni sindacali hanno ribadito inoltre le proprie posizioni e le proprie richieste, invitando l'azienda ad un incontro per trovare soluzioni sia sulla vertenza di orario di lavoro e flessibilità che sulla discussione circa il contratto integrativo. Leonardo D'Addazio, come annunciato, questa mattina è partito lo sciopero di un'ora alla Brioni Roman Style di Penne. Un segnale forte questo da parte dei lavoratori dell'azienda, ma questo potrebbe portare comunque anche a un'apertura da parte dei sindacati. Allora, il segnale è sicuramente forte, perché l'adesione è stata sicuramente superiore, anche se non abbiamo dati ufficiali, sicuramente superiore al 70% che avevano bocciato l'accordo precedentemente, il 21 dicembre.
Però nello stesso modo noi vogliamo dire all'azienda che siamo pronti a riaprire le trattative sia sulla flessibilità e soprattutto sull'integrativo, anche perché l'azienda non può permettersi di toccare gli stipendi dei lavoratori già in difficoltà dalla riduzione dell'orario a 32 ore, perché comunque l'integrativo è una grossa fetta economica per i dipendenti, quindi è una grossa parte di welfare che aiuta i lavoratori. L'azienda deve tornare al tavolo delle trattative, noi abbiamo già chiesto l'incontro, stiamo aspettando la risposta da parte dell'azienda. Abbiamo fatto la richiesta nel momento in cui l'azienda ha parlato di un contratto integrativo scaduto nel 2018, questo contratto invece era scaduto anche già precedentemente, ma noi abbiamo sempre rinnovato nonostante potevamo chiedere qualcosa in più. Non l'abbiamo fatto perché l'azienda ci chiedeva di rinnovarlo perché era in crisi. Adesso sta facendo il gioco al massacro da questo punto di vista, quindi vogliamo fermare questo gioco per tornare a trovare delle corrette relazioni sindacali. Sicuramente io metterò in campo anche la parte dei consensi che ho ricevuto nell'area Vestina proprio per influenzare queste tematiche e porterò all'attenzione del nuovo presidente Marsiglio la situazione che c'è nell'area Vestina, non solo per l'ospedale ma anche per le strade, ma anche e soprattutto per la Brione. Ieri mattina sono stati recapitati al distretto provinciale Arta di Pescara dalla Guardia Costiera di Martinsicuro alcuni campioni di acque marine e sedimento prelevati sabato scorso nel tratto di mare antistante la frazione di Villa Rosa. I controlli sono scaturiti dalla segnalazione di persone che passeggiavano sulla battigia e hanno notato la colorazione anomala dell'acqua. Da una prima osservazione dei campioni al microscopio è emersa la significativa presenza di Noctiluca scintillans, una dinofilia Officea eterotrofa che non produce tossine e spesso dà luogo a maree colorate con tonalità dal rosso all'arancio durante il giorno, mentre diventa bioluminescente di notte. Non si tratta di un fenomeno nuovo in Adriatico e in particolare in Abruzzo. Ed ora apriamo la pagina dello sport e parliamo di Serie B, la partita Benevento-Pescara in programma il prossimo 26 di febbraio e valevole per la settima giornata di ritorno, è stata anticipata alle ore 18 anziché disputarsi alle ore 21. Intanto secondo giorno consecutivo di riposo per il Pescara che da domani comincerà a preparare il posticipo di lunedì prossimo di Crotone. Il Vincenzo Fiorillo analizza il momento dei biancazzurri ancora secco di vittorie nel 2019, ma la squadra è stata capace di reagire a Foggia dopo la batosta subita due domeniche fa. Ma io credo che anche quando la classifica era bellissima noi volevamo e vogliamo blindare i playoff. Sappiamo che ci sono delle rose molto forti e stare sempre lì è un segnale importante, perché anche quando non arrivano magari delle vittorie rimanere sempre lì vuol dire che questa squadra ha valori importanti. Non è arrivata la vittoria che ormai manca da diverse settimane, e come giudichi tu a questo punto questo pareggio anche in ottica classifica, morale per l'ambiente? Beh, è normale che la vittoria manchi un po' a tutti, no? Vincere è la cosa più bella per noi, però ci sono momenti come questi dove la squadra ha dovuto tirare fuori qualcosa da dentro, e chi conosce un po' la categoria sa che venire a fare un punto a Foggia man mano che andrà avanti il campionato non sarà semplice, non bisogna farsi illudere dalla classifica, perché il girone di ritorno poi cambiano gli allenatori, cambiano gli interpreti e questo rimane sempre un campo difficilissimo. I complimenti vanno a tutta la squadra per come ha lavorato e reagito in settimana. E un grande complimento va a chi è entrato dalla panchina e che è entrato con il piglio giusto, ci ha dato una grande mano, tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione per 5, 10, 20 minuti. Dobbiamo solo continuare a lavorare e andare avanti per la nostra strada, perché siamo lì, la classifica non lo neghiamo, è bella, quindi non c'è bisogno di fare drammi eccessivi, credo. Questa squadra è sempre stata molto, molto forte a livello morale, quindi dobbiamo continuare a lavorare forte che arriveranno di nuovo risultati importanti.
Stasera torna in campo la Serie C con il turno infrasettimanale di campionato. Il Teramo va nella tana del Fano, allenato da Epifani, senza Zecca, infortunato, e con Spinozzi che potrebbe partire dal primo minuto. Peraltro alle 22.30 ci sarà l'edizione speciale di Pro Teramo in diretta dallo Stadio Mancini per le immagini e le interviste di questa partita molto delicata per il Diavolo, partita che il tecnico Maurizi presenta così. Una partita molto difficile da giocare su un campo molto ostico, dove contro una squadra che ha le stesse nostre esigenze di vincere una partita, di lottare su ogni pallone, di gettare il famoso cuore oltre l'ostacolo, quindi una partita da questo punto di vista è molto, molto complicata. No, giocherà la squadra che dà più garanzie. Nei turni infrasettimanali noi ci teniamo molto a fare bene, perché in passato non è stato così, almeno sotto la mia gestione, e quindi a una prestazione buona la gara precedente non abbiamo fatto seguire una prestazione dal punto di vista emotivo così importante nel turno infrasettimanale. Quindi questa considerazione non vuole la classica considerazione sull'aspetto di dire rinforzare quello che è negativo, no, è soltanto un dato di fatto e ci teniamo tutti per primi ragazzi a sfadarlo. Il carico emotivo non lo misura nessuno, quindi e poi tanto meno io. È difficile stabilire se sono alle spalle i blackout oppure se sono alle spalle gli atteggiamenti. Una cosa è certa, adesso abbiamo bisogno di una prestazione importante e dobbiamo farla per forza, quindi non ci sono se e ma, dobbiamo fare una prestazione che abbia grandi contenuti motivazionali. Da Fano a Fano niente, i bilanci si fanno il 5 maggio e niente, il 5 maggio credo che sia, ecco, che noi il 5 maggio dobbiamo tirare le somme di quello che è stata quest'annata. Nel percorso si pensa soltanto di partita in partita, di volta in volta, a quello che è il nostro atteggiamento e la nostra volontà di fare il risultato. Credo che comunque tutti i risultati passano attraverso la volontà di ogni singolo calciatore, dello staff, di ogni singolo componente della società, e di essere propositivi a fare il risultato. Poco passano per altri aspetti. E scendiamo ancora di categoria. In Serie D è ufficiale il divorzio tra l'Avezzano e il tecnico Federico Giampaolo. La decisione, come si legge nella nota ufficiale diramata dalla società marsicana, è stata presa consensualmente dal presidente D'Alessandro e dallo stesso Giampaolo, ponendo il bene dei colori biancoverdi sopra ogni altra cosa. Nelle prossime ore potrebbe esserci il nome del sostituto di Giampaolo, nome che tuttavia non sarà presente nella gara di domani a San Mauro Pascoli per il turno infrasettimanale di Serie D. E domani, come detto, alle 14.30, turno infrasettimanale di Serie D, oltre a San Maurese e Avezzano si giocheranno Jesina Pineto, Francavilla, Castelfidardo, San Giustese e Giulianova, partita delicata a Recanati per la Vastese, al cui tecnico Montani è stata confermata la fiducia dopo la sconfitta interna con la Jesina di due giorni fa. Si giocherà sempre domani, ma alle ore 15, Isernia Notaresco. Il presidente Salvatore Di Giovanni, centrato il traguardo salvezza, ora mira a confermare il piazzamento playoff. Ascoltiamolo. Che effetto le fa essere presidente della migliore squadra abruzzese di questo raggruppamento? Sicuramente un grande piacere, è un onore, e siamo orgogliosi di tutto questo, perché noi eravamo partiti appunto per salvarci, ma non è che lo diciamo noi, anche gli addetti ai lavori, quindi tutti quanti, anche voi giornalisti, era il San Nicolò Notaresco, era praticamente una squadra candidata alla retrocessione, e invece abbiamo stupito tutti, perché con il gioco, non dimentichiamo che giochiamo sempre con 5 o 6 fuori quota, abbiamo dei giovani interessanti, tra cui il Blando, il 2001, che è stato convocato con la rappresentativa nazionale Under 18, abbiamo un altro 2001 importante
pure Fabriani, terzino destro, che è dicembre 2001, quindi stiamo facendo bene, stiamo crescendo dei giovani interessanti e abbiamo dato liquori a gennaio, il 31 gennaio al Catania, dove purtroppo ho dovuto cedere per il bene del ragazzo, perché io lo volevo portare fino alla fine di quest'annata con noi perché potesse crescere ancora di più, però è chiaro che nel momento in cui il Catania lo ha voluto fortemente, ho detto va bene per il ragazzo, non tanto per noi, perché noi sicuramente ci abbiamo perso qualcosa. Senta Presidente, quindi possiamo dire che l'obiettivo salvezza è raggiunto e si può guardare avanti, mirate in alto, non c'è bisogno neanche tanto di nascondersi, il campo sta dicendo questo. No, ma l'ho detto e lo ripeto, io penso che oggi con 44 punti siamo salvi matematicamente e quindi adesso dove siamo vogliamo rimanerci perché credo che ce lo meritiamo e ce la giocheremo fino alla fine per poter fare i playoff. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 sono disponibili già on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul nostro sito www.tv6.it. Il nostro TG torna con le prossime edizioni alle ore 19 e poi successivamente alle ore 23 dopo la puntata speciale di Pro Teramo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.